Qui riassumiamo di fatto i tre compiti istituzionali dei palombari della Marina Militare, che a favore della Marina, ma in generale della difesa, assolvono essenzialmente tre compiti principali. Il primo è la bonifica degli ordigni esplosivi in mare o comunque negli environment marittimi. Il secondo è il soccorso ai sommergibili sinistrati, nel caso in cui bisogna comunque supportare un'attività di soccorso in profondità. E il terzo è rappresentato da tutte quelle attività di ricognizione o di military search, come viene detta in gergo, in alta profondità, fino alla quota di 300 metri. Voi garantite anche la sicurezza di un'unità navale in porto? Sì, nei casi in cui le unità della Marina, della squadra navale, della Marina militare vanno fuori area per attività particolari, viene imbarcato un team di palombari che ha proprio lo scopo di fatto di proteggere nell'ambito della force protection dell'unità l'equipaggio e l'unità stessa da quello che potrebbe essere la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi improvvisati. Ho capito. Quindi anche in ambito navale potrebbe verificarsi la collocazione da parte di forze Esattamente. ostili di ordigni improvvisati sotto la chiglia della nave. Esattamente, proprio per la peculiarità dell'operatore palombaro, come artificiere subacqueo, di operare in acqua, ma che inizialmente ha ricevuto una preparazione formativa e addestrativa anche a terra per poter operare in acqua, ecco che l'artificiere subacqueo rappresenta nell'ambito interforze un operatore tridimensionale che può operare sia in ambienti asciutti che bagnati. Proprio per questa peculiarità noi imbarchiamo in questo modo un team a bordo di unità navale che può fare la protezione sia della parte Capito. immersa anche delle banchine, delle strutture fondate in acqua, che a bordo dell'unità nella parte asciutta. Ok, quindi avete comunque un know-how a 360 gradi, cioè quindi non solo di ordigni esplosivi che possono essere immersi, ma anche che possono trovarsi in superficie, come per esempio mine navali. Esattamente, know-how, formazione, addestramento e soprattutto apparecchiature specialistiche per poter operare in questi contesti. Ok, quindi questa è un'attrezzatura Sì, terrestre, è un come potete robot. vedere per esempio qui abbiamo essenzialmente Sì. apparecchiature che richiamano quelle che vengono utilizzate dai colleghi dell'esercito, quindi apparecchiature radiografiche, cannoncini per poter neutralizzare, Ad acqua. esatto, o a gelo o ad acqua, Anche a eventuali cielo, oggetti, quindi. esattamente. Proprio la configurazione di questi cannoncini può essere fatta sia per operare a terra che sott'acqua. Questo cannoncino in particolare, e poi lo vedremo lì applicato su una manta, può fare l'attività di neutralizzazione anche in acqua, utilizzandolo in ambiente immerso. Ok, quindi il discorso degli ordigni tipo mine navali è Sì. ancora una minaccia molto concreta per le Allora, unità rimane navali? la minaccia concreta delle mine navali, sia esse da fondo o d'ormeggiate, perché è comunque una minaccia che potremmo definire classica. A questa però si è aggiunta negli anni la presenza di anche dispositivi, chiamiamoli di tipo improvvisato, che alcune volte possono Classici ED, essere quindi marini, questo è un termine utilizzati corretto? sott'acqua o abbiamo visto nei recenti teatri operativi, ad esempio il Corno d'Africa, alla deriva, cioè vengono lasciati alla deriva questi ordigni improvvisati che naturalmente vanno a disturbare quello che è il traffico mercantile e che quindi devono comunque essere neutralizzati. Gli operatori palombari della Quindi Marina, specificatamente vengono rilasciati alla indirizzati deriva che seguono verso la le vie di corrente, quindi comunicazione, dove comunque, per esattamente. esempio, come il Golfo di Suez, che è una zona di traffico Esattamente, estremamente nonché tutta importante. quella parte di ordigni che possono essere collocati sotto carena in modo improvvisato. Abbiamo visto che ci sono stati negli ultimi mesi degli attacchi perpetrati in questo modo a livello internazionale e quindi Sì, diciamo soprattutto nel Golfo Persico, nei esattamente. confronti Quindi del naviglio commerciale. alcune marine, tra cui quella italiana, naturalmente punta molto su questa specificità dei palombari per dargli questa caratterizzazione E voi professionale. siete l'unico ente in ambito nazionale a fornire un brevetto Sì, da sommozzatore e palombaro. esattamente, e in particolare come artificiere subacqueo siamo lì e possiamo intervenire sugli ordigni quando Tutti gli immersi. operatori del GOS sono Sì, sia palombari che sommozzatori? esattamente, più che altro la categoria, anche per motivi storici e di tradizione, è stata mantenuta col nome di palombari. Presso la scuola palombari del Consubin vengono formati tutti gli operatori subacquei istituzionali italiani, quindi polizia, Quindi carabinieri, tutti gli altri enti amministrativi che necessitano di acquisire esattamente. questa capacità passano presso Sì. di voi. Ed Questo tipo di attività, è un brevetto. sì, ed è una certificazione che viene rilasciata dalla Marina. Questo tipo di attività
operativa, nei contesti operativi, naturalmente viene fatta anche a supporto del Ministero degli Interni, per esempio quando ci sono grandi eventi che si sviluppano lungo la costa o in mare, ecco che l'intervento di un artificiere subacqueo, quindi un palombaro della Marina, viene previsto nel dispositivo di sicurezza. Ecco, qualora si verificassero disastri importanti come penso quello del 2012 della Costa Sì, Crociera, la Costa Concordia, Concordia, mi scusi, sì. voi siete il primo reparto che viene attivato Sì, per ormai intervenire sul disastro. 10 anni fa è successo questo che è stato uno dei più grandi incidenti successi sul territorio nazionale, e appunto siamo stati chiamati presso l'isola del Giglio ad intervenire insieme ai colleghi dei Vigili del Fuoco proprio per mettere in sicurezza il personale all'inizio dell'operazione. Ahimè, una seconda fase invece ha previsto il recupero delle salme Cioè all'interno questo della è Costa Concordia. Sì, ovviamente l'incarico più gravoso da portare a termine. la peculiarità in quel caso dell'intervento fu quella che il palombaro, proprio per la sua formazione, è abituato ad immergersi con un collegamento verso la superficie non bellicale, e questo ha concesso di far operare i palombari della Marina nel contesto della Costa Concordia in sicurezza, proprio perché erano sempre collegati con l'ombelicale, avevano una riserva d'aria praticamente infinita e le comunicazioni real time col direttore di immersione che era in superficie. Se magari ci può far Sì, dopo questa vedere. parte legata alla bonifica degli ordigni esplosivi, se mi seguite, Prego. entriamo nel container, che è un container operativo, cioè che può essere posizionato o attraverso aeroplani o navi in tutte le parti del mondo, quindi è deployable, faccio strada. Grazie. Qui vi ho preparato una piccola mostra di quelle che sono le peculiarità subacquee legate al Immagino che profondismo. sia un'attrezzatura per operare Sì, a grandi a profondità. grandi profondità con questa apparecchiatura, per esempio, che qui abbiamo in due versioni. Abbiamo l'Atmospheric Diving Suit, cioè uno scafandro rigido articolato, di fatto uno scafandro antropomorfo, nel quale il palombaro, Di che materiale si tratta? questo è acciaio, fondamentalmente alluminio, è un materiale che comunque consente all'operatore palombaro all'interno di rimanere ad un'atmosfera, esattamente come siamo noi in questo momento, cioè il palombaro con questa apparecchiatura non viene esposto a quella che è la pressione idrostatica. È fondamentale perché chi ha dei minimi basamenti sulla subacquea sa che una delle problematiche, soprattutto quando si va in alto fondale, è proprio tutta la procedura della decompressione. In questo caso la procedura della decompressione non viene applicata proprio perché l'operatore palombaro all'interno, che di fatto diventa un pilota di questo scafandro, all'interno rimane ad un'atmosfera. Che pressione può sopportare questo scafandro? Allora, lo scafandro di targa, questo progetto, può sopportare pressioni fino a 600 metri. Nella versione nazionale, noi l'abbiamo configurato per operare fino a 300 metri. Questo tipo di apparecchiatura può operare sia da unità navale leggera o da tipo cacciamine, oppure da una nave supporto palombari, nave Anteo in questo momento, dove ha un sistema ad hoc di messa a mare e recupero dello scafandro, perché è uno scafandro abbastanza pesante, siamo sui 800 kg in aria. L'operatore entra all'interno, vedete qui nella configurazione di test Sì. e Principalmente ingresso dell'operatore, è diviso in due blocchi. esattamente, in realtà è diviso in diversi blocchi, ogni gamba, per esempio braccio, il tronco, ha questo sistema oleodinamico di giunti che consente da una parte la protezione alla pressione idrostatica, dall'altra viene garantita la mobilità degli arti. Ok. Quindi diciamo la parte tecnologica di questo tipo di scafandro antropomorfo risiede proprio nel giunto oleodinamico, che quindi conserva la protezione alla pressione idrostatica, mantenendo la mobilità dell'operatore palombaro, che potrà nella fattispecie muovere gli arti e in particolare le braccia, dove possono essere collegati dei tools particolari che gli consentono poi di fare Il proprio lavoro. un'operazione. Naturalmente lo scafandro viene settato prima di un'operazione a seconda del tipo
di operazioni che i palombari in quel momento sono chiamati ad Ok, quindi a seconda della assolvere. profondità che l'operatore deve Esattamente. raggiungere c'è Naturalmente un come si muove in acqua? particolare. Si muove in modo tridimensionale attraverso questi quattro thruster che lo muovono in modo tridimensionale e tutta l'operazione viene, tra virgolette, Influisce la condizione del mare? in parte quello che può influire è sicuramente la corrente. Però diciamo, la performance dei thruster è tale che consente mediamente di poter operare anche con corrente abbastanza Anche a forte. profondità molto inferiore ai 300 metri viene utilizzata questo tipo di attrezzatura o si Di utilizza fatto qualcosa di va più leggero? sempre, esatto, va compreso se su un fondale intorno ai 50 metri è il caso di utilizzare un'immersione tipo tradizionale o questa a seconda del tipo di lavoro che deve essere fatto, anche perché proprio perché non esposto alla pressione idrostatica, l'operatore all'interno può effettivamente rimanere in immersione per diverse ore, molto di più che se fosse in un assetto tra virgolette tradizionale, quindi questo anche a basse quote, quindi a fondali relativamente più bassi dei 300 metri, potrebbe essere comunque un vantaggio operativo rispetto all'attività che deve essere svolta. Esiste come per i sottomarini un coefficiente di sicurezza Affermativo, che di fatto idoneo? è di È un fatto misommagibile. se lo pensiamo è un Sì. La sottomarino antropomorfo, quindi con dentro il palombaro. profondità è la stessa poi, non è Esatto, certo. esatto. Così come Ed è una andate. delle apparecchiature che vengono utilizzate per il soccorso sommergibili, che è il secondo compito istituzionale della Marina, che quindi vede questo tipo di apparecchiatura in prima linea quando si fa quel tipo di attività. Questa esigenza è aumentata con gli incidenti, insomma, che si sono succeduti in questi anni, penso all'inizio del 2000 col Kursk. In realtà eravamo già pronti, noi sì, dopo il Kursk la Marina Militare ha mantenuto questo assetto che naturalmente ha dei costi anche di manutenzione, sono stati integrati, come potete vedere, con dei ROV, quindi una parte robotica filo guidata, che consente con dei manipolatori anche importanti di poter fare delle attività di prelievo, manipolazione fino alla massima quota. Pensate che questo qui può immergersi fino a 1500 metri. Quindi anche in questo caso, La pressione è diciamo, elevatissima. è stata proiettata la capacità operativa dei palombari attraverso la robotica subacquea. Capito. Tutto viene in qualche modo poi diretto dalla superficie e coordinato dalla superficie attraverso questi rack che possono essere aviotrasportati o su una nave tipo una nave minore tipo cacciamino oppure a bordo dell'Anteo che è la nave di supporto palombari. Quando abbiamo la possibilità imbarchiamo anche un container che poi andremo a vedere fuori di comando e controllo. Qui invece ho preparato un angolo dove di fatto ricalchiamo, ripercorriamo un'altra delle attività operative che fanno i palombari della Marina in Antartide a supporto della comunità scientifica. Ogni anno un team di palombari viene inviato in Antartide per poter effettuare tutte quelle attività che sono a supporto della parte scientifica della spedizione. Ovviamente sono tutte particolari per le pressioni a Certamente basse vengono temperature. utilizzate delle apparecchiature per i climi rigidi e alcune volte vengono anche testate delle apparecchiature ad hoc proprio per verificarne l'utilizzo in quei contesti. Qui era durante un addestramento invece che facciamo in Italia di preparazione all'attività in Antartide, qui eravamo nei laghi alpini. Questo è di massima. Se mi seguite vi faccio vedere qui il container di comando e Prego. controllo delle attività. Passando qui naturalmente abbiamo un excursus di apparecchiature, di fatto abbiamo un ASAS, apparecchiatura subacquea alimentata dalla superficie, un ARM, apparecchiatura a miscela e un ARO, apparecchiatura ad ossigeno. Come vedete il palombaro di Quasi tutto in fatto, uso, comandante. sì esattamente, il palombaro di fatto è l'operatore subacqueo per definizione, cioè va in acqua con qualsiasi tipo di apparecchiatura, viene formato e si addestra su qualsiasi tipo di apparecchiatura per l'immersione. Qui abbiamo la famosa unità di comando e controllo, anche questa deployable, che può di fatto gestire le immersioni sia dell'ADS ma soprattutto dei ROV, tipo working class, cioè ROV che naturalmente possono essere mandati in zona di operazione per effettuare Quindi delle. è una sorta di centrale di comando. Esatto, questa è a bordo della nave, qui c'è il direttore di immersione o il responsabile delle operazioni Quindi il subacquee. container viene Sì, collocato. deployable anche a bordo di aereo C-130, viene ridislocato per poter garantire la massima operatività
in qualsiasi parte del mondo. Di fatto il focus normalmente per la Marina è il Mediterraneo allargato. Esattamente, però pensate bene che con l'ala fissa si può arrivare poi ovunque, ovunque. E anche questo è imbarcabile su un SH-101. Affermativo. Quindi poi si affila, si lascia sul ponte di atterraggio sull'hangar? Su un hangar l'importante è avere un'alimentazione elettrica, ma anche in quel caso comunque avremo dei generatori e possiamo essere autonomi. Quindi il famoso vessel of opportunity, che è un'imbarcazione anche che può essere noleggiata, potrebbe accogliere questo dispositivo. Questa insomma la versatilità operativa degli assetti dei palombari della Marina. È una mina navale questa? Sì, questa è una mina manta, è famosissima dagli esperti, dagli addetti ai lavori, perché è una mina antisbarco che è stata molto venduta dagli italiani nel mondo, quindi è di produzione italiana, e questo è un tipico assetto anche addestrativo che noi utilizziamo in una vasca che attualmente non è agibile, però in immersione e fornisce al palombaro l'opportunità di addestrarsi nel posizionamento per esempio di un cannoncino che poi va ad attaccare, a neutralizzare la spoletta in modo da neutralizzare e inutilizzare la mina. Certe volte si è reso necessario doverlo far brillare con un'ulteriore carica esplosiva. Sì, è una procedura quella del brillamento per simpatia che prevede di fatto la distruzione in loco dell'ordigno. Di fatto però noi non operiamo in questo modo, perché quando troviamo per esempio un residuato bellico lo mettiamo in zona di sicurezza che ci viene indicata dall'autorità marittima, la capitaneria di porto, in modo anche da cercare di salvaguardare quello che è l'ambiente marino nella fase di detonazione e di distruzione dell'ordigno. È un'attività che facciamo quotidianamente attraverso i 7 nuclei SDAI. Sono dei nuclei sminamento difesa antimezzi insidiosi, sono dei nuclei che dipendono dal mio ufficio, sono dislocati sul territorio nazionale e assolvono proprio il compito della bonifica e della distruzione degli ordigni inesplosi su tutto il territorio nazionale e sulle acque interne, quindi anche laghi e fiumi. Sono dislocati nei punti nevralgici della penisola, di fatto anche nelle vicinanze dei porti militari più grandi. E solo l'anno scorso sono stati bonificati 75.000 ordigni e nel 2021 siamo già a 35.000. Quindi quotidianamente i team di palombari dislocati in questi nuclei che dipendono da noi e operano per bonificare le acque e i mari italiani. Quale quota risale ancora alla guerra mondiale? Esatto, purtroppo troviamo dei residuati bellici della seconda, ma non è inusuale trovarli anche della prima guerra mondiale, che molte volte veniva applicata purtroppo la procedura del dumping, cioè del rilascio volontario in acqua. E quindi abbiamo delle zone marine che ritroviamo piene di ordigni che sono stati diversati. Durante l'operazione in corso con il 99, gli aerei dell'Alleanza hanno sganciato nell'Adriatico diversi ordigni. Sì, anche quindi, lì diciamo, siamo intervenuti. Un'attività molto intensa da parte del GOS nel 99. Siamo intervenuti con la squadra navale e abbiamo supportato la squadra navale con dei team di palombari del GOS proprio in operazione. Ha ricordato bene, lì erano delle submunition blu che erano un po' particolari perché piccole, BLU-755. Esattamente, si infangavano proprio per la loro dimensione. Quindi molto ridotta. Un lavoro molto intenso. Un lavoro intenso soprattutto per la fase di ricerca. Sì. Molto difficile. E quindi anche questo testimonia la professionalità che già da tempo avevate acquisito in questo campo, insomma, riconosciuto ovviamente a livello mondiale, non lo dico io, ma insomma lo dicono i fatti. Il maresciallo Rescigno, che è un palombaro artificiere subacqueo del GOS, che vi introdurrà questo dispositivo che noi abbiamo in dotazione. Grazie. Sì, questa è una tuta antiesplosione, la utilizziamo per ridurre appunto i tre problemi principali dovuti alla eventuale detonazione di un ordigno improvvisato. E quindi che sono la frammentazione, l'esposizione al calore e la sovrappressione. Con questo tipo di tuta riusciamo ad avvicinarci all'ordigno cercando di mitigare il rischio di esposizione appunto. Il peso è 36 kg, ok,
Ok, che materiale è, Marshall? Questo è un materiale misto tra Nomex e Kevlar. Quindi il Nomex resiste alle alte temperature, un materiale che resiste molto alle alte temperature, sovrappressione e frammentazione. Ha un sistema di un sistema audio per essere in comunicazione con l'operatore che rimane, diciamo, al posto sicuro. È lo stesso in dotazione. Quindi anche gli artificiali dell'esercito o degli altri corpi dello Stato utilizzano il medesimo materiale. Utilizzano lo stesso vestito. Vabbè, diciamo. Notiamo che l'unica parte scoperta sono le mani, per ovvi motivi, insomma, perché l'operatore deve avere è la libertà di agire sull'ordigno. E lavorare. Oh. Sì. Ha un sistema anche di cut-off a livello di decibel, quindi nel momento in cui viene superato a livello acustico un determinato valore, lui va in protezione, proteggendo appunto. C'è un sistema che emette comunque aria all'interno del casco. Tramite questo telecomando lui ha dei comandi interni che possono essere accesi, può utilizzare le luci, può dare più aria con un sistema di ventilazione e può parlare appunto sentendo, aumentando e abbassando il volume con l'operatore che sta al punto sicuro dell'intervento. Qualora l'avvicinarsi a un ordigno venisse ritenuto troppo pericoloso, si usa un mezzo robotico? Assolutamente sì. Usiamo inizialmente un approccio di tipo remoto con mezzi a distanza. Questo è appunto un esempio. Con questo riusciamo a fare, si spera di riuscire a fare tutto quello che manualmente non si riesce a fare. Quindi inizialmente abbiamo un approccio remoto con questo tipo di apparecchiatura. Sì, sono mezzi, è un'evoluzione ulteriore di mezzi utilizzati già negli anni 70 dagli artificieri inglesi per disinnescare le bombe dell'IRA. Sì. Ed è comunque rimasto più o meno, diciamo, lo stesso, la tecnologia è migliorata, ma concettualmente è il medesimo mezzo. Se posso aggiungere, prego. Come diceva lei, di fatto c'è stato un adattamento. In termine tecnico, questa apparecchiatura viene chiamata wheelbarrow. Noi abbiamo perfezionato un sistema che può essere utilizzato a bordo delle unità navali. È stato navalizzato per le dimensioni e per le caratteristiche anche dei cingoli, e consente, per esempio, di superare quelle che sono le scalette che portano da un ponte all'altro della nave. Ecco che anche questa attrezzatura, che apparentemente sembra terrestre perché utilizzabile in contesti puramente terrestri, in realtà, se andiamo a vedere, vengono adattati alla marittimità, che è il contesto dove i palombari della Marina operano anche nel campo del counter IED, quindi del contrasto alla minaccia rappresentata dagli ordigni improvvisati. E lo strumento operante è il braccio operativo del mezzo? Sì, sia il braccio operativo che la telecamera ad alta risoluzione, che ci consente di verificare e osservare a distanza il problema effettivo, senza dover esporre l'operatore direttamente sul pericolo, principalmente. È uno strumento, insomma, che viene utilizzato in tutto il mondo da numerosi reparti di artificieri, quindi. Sì. Per il controllo sono stati sperimentati anche, pensando ai videogame, gli occhiali per avere un'immersione più facile nello scenario. È una possibilità quella dell'occhiale tridimensionale, di fatto per quanto riguarda la guida e la gestione di un'attrezzatura come questo tipo abbiamo visto che non è ancora costo efficacia. Invece utilizziamo una tecnologia di questo tipo in immersione. Abbiamo dei Google subacquei che consentono all'operatore palombaro di vedere attraverso questi occhiali quello che arriva da un sensore elettroacustico che porta in mano, di fatto un sonar, che gli rimanda sugli occhiali quello che è quelle che sono le tracce elettroacustiche prelevate dal sensore. E questo sistema è abbastanza all'avanguardia e ci consente di operare sempre in contesto subacqueo quando c'è scarsissima visibilità, o per sospensione o perché operiamo di notte. L'impressione è la prima volta che hai indossato statuta? Immagino calda. Sì, abbastanza calda. Non ci si pensa, perché si è completamente concentrati sul momento e quindi sulla missione da compiere. Sulla missione nel risolvere l'attività.
Ma immagino che comunque, mi scusi, mi immagino che l'eccessiva sudorazione comunque incida sulla concentrazione. Sì, ma non ce ne accorgiamo più di tanto, è un qualcosa che viene una volta a riposo. Immagino che anche l'addestramento che vi viene impartito aiuti comunque a mantenersi concentrati sull'obiettivo, anche perché un minimo errore potrebbe costare la vita. Costare la vita anche ad altre persone. Grazie.